Io sono Amy. Vivo con la nonna in una metropoli. Non avevamo tanti soldi, ma eravamo molto unite. Dopo la scuola mi occupavo delle consegne. A volte mi prendevo un momento per ammirare la città in cui vivevamo. La sua bellezza mi toglieva sempre il respiro. C'era così tanto da vedere. Guardate quante persone! Succedeva qualcosa di interessante ogni secondo. Era un vero e proprio intreccio di destini. Purtroppo io mi sentivo sola anche quando ero in mezzo alla folla. Non avevo mai avuto degli amici per via di una cosa che è successa quando ero piccola. Mi ero presa una cotta per un mio compagno di classe che si chiamava Kyle. Un giorno mi ero fatta coraggio e gli avevo confessato i miei sentimenti. Ma lui mi ha presa in giro davanti a tutta la scuola e mi ha spezzato il cuore. Non uscirei mai con una sfigata come te! Da allora ho sempre trovato difficile aprirmi e fidarmi degli altri. Kyle è diventato bellissimo, ma cercavo di non guardare nella sua direzione. Soprattutto perché usciva con la mia nemica giurata, Cindy. Non sopportavo quella strega e anche lei non poteva vedermi. Che cos'è questa puzza di calzini sporchi? Per caso Amy ha comprato un nuovo profumo? Non c'era puzza prima che tu arrivassi. Che coincidenza, vero? Litigavamo sempre come cane e gatto. Ma la storia di oggi non parla di questo. Era estate, la scuola era finita. Un giorno sono andata al negozio della nonna, lei stava bagnando i fiori. Mi sono seduta al PC per controllare gli ordini. Per mia grande sorpresa ho trovato una mail nella posta in arrivo, ma non si trattava di un ordine. A quanto pare la nonna doveva alla banca una grossa somma di denaro e avrebbero potuto pignorarle il negozio in qualsiasi momento. Cavoli, non va per niente bene. Temevo che alla nonna venisse un infarto se lo avesse scoperto. È pericoloso preoccuparsi alla sua età. Così ho cancellato l'email e ho pensato a un piano. Ecco, devo trovare un lavoro part-time per l'estate e ripagare il debito. Ho fatto una ricerca su internet e ho trovato una cosa interessante. Una donna d'affari, una certa signora Ricci, stava cercando un assistente che si occupasse delle sue commissioni. Perfetto! Conosco la città come le mie tasche. Un'ora dopo, ero nell'ufficio della signora Ricci per il colloquio. Le ho lanciato un'occhiata e ho sentito un brivido corrermi lungo la schiena. Sono una donna impegnata. La mia assistente deve essere sveglia per stare al passo. Gli ho spiegato che conoscevo bene la città e che non l'avrei delusa. Mi ha guardata con aria critica e ha deciso di farmi fare una prova. Evviva! Poco dopo, ho iniziato a lavorare. Quando sono arrivata in ufficio, ho ricevuto il primo incarico. Amy, vai a ritirare i gioielli. Stasera alla festa dovrò brillare. È molto importante non fare cavolate. Chiaro? Tutto chiaro, capo. Ho messo con attenzione i gioielli della signora Ricci nella borsa. Avevo un sacco di tempo, così mi sono presa un momento per godermi la città come al solito. C'era così tanta vita. Poi, con la coda dell'occhio, ho visto Cindy correre verso di me. Non sono riuscita a scansarmi in tempo. Mi ha centrata in pieno e siamo cadute in terra. Mi sono rialzata, ho preso la borsa e mi sono data una sistemata. Cindy ha fatto lo stesso. Hai mai pensato di usare gli occhi mentre cammini? Sono molto utili, dovresti provare. Vai via, sono impegnata. Cindy se n'è andata senza nemmeno scusarsi. E io sono tornata nell'ufficio della signora Ricci. In ascensore ho incontrato un ragazzo nervoso. Non ero nemmeno entrata del tutto che lui aveva già premuto il pulsante di chiusura delle porte. In quel momento mi è caduta la borsa. Ehi, fermo l'ascensore! Ma si era già messo in moto. Per fortuna sono riuscita a liberare la gonna prima che fosse troppo tardi. Poi ho raccolto velocemente il contenuto della borsa. Quando ho capito che c'era qualcosa che non andava, mi si è fermato il battito. Una busta, gomme da masticare, forcine. Dove sono i gioielli? In quel momento ho realizzato che io e Cindy ci eravamo scambiate la borsa. La signora Ricci è venuta da me e mi ha chiesto con sguardo severo se avevo finito le commissioni. Non ancora, erano in pausa pranzo, ma io le ho portato delle gomme da masticare. È importante avere l'alito sempre fresco. Le ho promesso che sarei tornata presto e sono corsa via. Poi ho chiamato Cindy e le ho spiegato il guaio in cui eravamo finite. Tuttavia non le ho detto dei gioielli che avevo in borsa, così per sicurezza. Non ti avrei investita se tu non fossi stata lì impalata in mezzo alla strada. Vuoi continuare a discuterne o possiamo risolvere il problema come due persone adulte? Ok. Ci vediamo da Starbucks accanto a Central Park. Tra un'ora. Ok. Quando ho messo via il telefono ho sentito qualcuno dietro di me. Prendilo! Mi sono voltata e ho visto un gatto con un collare costoso correre verso di me. Una ragazza vestita con degli stracci lo stava rincorrendo. Ho preso il gatto un po' confusa. Lei mi ha sorriso e ha allungato le mani per riprenderselo. Ma poi un pazzo è arrivato da dietro l'angolo. Smettila di scappare, tanto ti prendo!
Le sue urla hanno fatto rizzare il pelo del gatto, che si è liberato dalla mia presa ed è ripartito di corsa. La ragazza è impallidita e ha fatto un passo indietro. Cavoli, mi ha raggiunta! Non capivo che cosa stava succedendo, ma quel tipo era abbastanza spaventoso. Così l'ho presa per mano e l'ho trascinata in un vicolo. So dove puoi nasconderti. Siamo saltate dentro a un cassonetto dei rifiuti. Il tipo che la stava inseguendo ci ha superate e noi siamo uscite. Mi sono tolta la buccia di banana dalla testa e ho chiesto alla ragazza in che cavolo di situazione mi aveva coinvolta. Si chiamava Lee e mi ha spiegato che il gatto si chiamava Simon. Era il gatto della figlia di un ricco ambasciatore. Chiunque l'avesse ritrovato avrebbe ricevuto una grossa ricompensa. Avevo trovato Simon e volevo riportarlo a casa e ricevere la ricompensa. Ma quella carogna voleva fare la stessa cosa. Ma il gatto vi ha fregati entrambi ed è scappato di nuovo. Esatto. Mi sono appena trasferita qui. Invece sembra che tu conosci molto bene la città. Sì, potrei andare in giro ad occhi chiusi. Mi aiuteresti a trovare Simon? Possiamo dividere la ricompensa? Avevo un gran bisogno di soldi e la sua offerta mi sembrava interessante. Ma innanzitutto dovevo incontrare Cindy e recuperare la borsa. Certo, ma prima devo incontrare qualcuno. Benissimo. Siamo andate da Starbucks per incontrare Cindy. Lì continuava a guardarsi intorno e ad ammirare la città. Mi piace tantissimo qui. Se solo... Cosa? È che da quando ci siamo trasferiti mio padre non è più lo stesso. Siamo passate davanti ad alcune bancarelle che vendevano cibo. Lì ha guardato gli hot dog con lo stomaco che le brontolava. Avevo un gran bisogno di soldi, ma era ovvio che lì ne aveva più bisogno di me. Così le ho offerto un hot dog. Poco dopo siamo arrivate da Starbucks, ma Cindy non si è mai presentata. Non rispondeva al telefono. Poi la signora Ricci mi ha chiamata e ha urlato così forte che ho temuto di diventare sorda. Amy, dove sono i miei gioielli? Se non li porti qui prima della festa, ti pentirai di essere nata! Ho tutto sotto controllo, mamma. Voglio dire, madame. Va bene, a dopo. Ho messo via il telefono e ho pensato a una soluzione. Probabilmente Cindy aveva trovato i gioielli e aveva deciso di rubarli. Non potevo fargliela passare liscia. Io e Lee siamo andate a casa della mia nemica giurata. Amy, quando andiamo a cercare Simon? Non appena risolve il mio problema. Solo che Cindy non era a casa. Oddio, dove si stava nascondendo? E poi ho pensato a Kyle. Probabilmente sapeva dove si trovava la sua ragazza. L'ho chiamato, ma per mia sorpresa ha detto che anche lui la stava cercando. Amy, perché la stai cercando? Non vi state antipatiche? Per sbaglio ci siamo scambiate la borsa. Devo recuperare la mia. Quindi ora hai la borsa di Cindy? Sì. Dove sei? Vengo a prenderti, così la cerchiamo insieme. Kyle era stranamente gentile, ma io ero in ritardo e così ho accettato. Mi serviva una mano. Ti aspetto a casa di Cindy. Arrivo. Mentre io e Lee stavamo aspettando, ci siamo sedute sul gradino del marciapiede. Quel mostro del mio capo mi ha chiamata di nuovo. Non riuscivo a trovare delle altre scuse e ho deciso di non rispondere. Mi ha scritto: ragazzina svergognata, se mi rubi i gioielli ti spedisco dritta in prigione. Mi sono venuti i brividi, la nonna non sarebbe sopravvissuta a questo. Non pensavo che il mio primo giorno di lavoro sarebbe andato così. Alla fine Kyle è arrivato. Sali, so dove trovare Cindy. Ma lì si è appesa al mio braccio e non voleva che salissi in macchina. Mi hai promesso di aiutarmi a cercare Simon. Dai Amy, non abbiamo tempo da perdere. Non sapevo chi ascoltare. Tuttavia sapevo che se non avessi recuperato i gioielli io e la nonna saremmo finite nei guai. Così sono salita sulla macchina di Kyle. Lì, la mia promessa è ancora valida. Ma prima devo recuperare la mia borsa e poi cerchiamo Simon, ok? No, ho già sprecato troppo tempo con te. Fai quello che vuoi, lo troverò da sola. Lee è scappata e Kyle mi ha portata da Cindy. Il cuore mi batteva all'impazzata mentre ero seduta accanto a lui. Anni prima Kyle mi aveva ferita, ma nel profondo tenevo ancora a lui. Mi ha sorriso come se mi avesse letto nel pensiero. Amy, mi dispiace per quello che ho fatto quando eravamo piccoli. Ero uno stupido, ma sono cambiato. Non sapevo che cosa rispondere, così non ho detto niente. Kyle si è fermato davanti a un bar. Potresti prendere due caffè? Offro io. Kyle mi ha aspettata in macchina perché non c'era parcheggio. Mentre prendevo i due caffè non ho sospettato di nulla. Mentre stavo tornando alla macchina, ho visto Kyle prendere la busta dalla borsa di Cindy. Questa la tengo io. Non so dove sia Cindy, ma se la trovi dille che l'ho fregata. Ciao, sfigata. Mi ha sorriso e se n'è andato. Ero così confusa che ho fatto cadere i due caffè. Stava scherzando. Cindy mi ha chiamata subito dopo. Amy, avevo il telefono scarico ed ero in ritardo. Ma ora ci sono. Dimmi dove sei.
Avrei potuto tenere la bocca chiusa, ma ho deciso di essere onesta. Ascolta, Cindy, ho visto Kyle e lui ha preso una busta dalla tua borsa. Cosa? Mi ha anche detto di dirti che ti ha fregata. Che cosa significa? Non importa, perché glielo hai permesso? Cindy ha continuato a urlare e alla fine ha detto: grazie mille! Adesso butto la tua borsa in un cassonetto del centro commerciale. Buona fortuna a ritrovarla! Sul serio? Mi sono precipitata al centro commerciale. Ho trovato il cassonetto e sono entrata. Ma non ho trovato niente. Uffa, non era proprio giornata. Poi ho notato che un senzatetto mi stava guardando a bocca aperta. Cosa c'è? Non so che cosa stai cercando, ma il camion della spazzatura è passato 5 minuti fa. Ecco fatto, ero finita. La mia borsa era stata portata via insieme alla spazzatura. E non l'avrei trovata mai più. Era la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dovevo dirlo alla signora Ricci e pregare che mi perdonasse. Mentre stavo tornando indietro distrutta, ho sentito una voce familiare. Simon! Micio! Ho sospirato e sono andata da lì. Tanto per me era finita. Volevo aiutarla a trovare il gatto. Era proprio qui, ma poi è scappato di nuovo. Non preoccuparti, lo troveremo. Lo abbiamo cercato nei vicoli, ma si era nascosto proprio bene. Infatti era introvabile. Io e lì avevamo perso ogni speranza, ma poi la fortuna ci ha sorriso. Cindy era seduta su una panchina e stava coccolando Simon. E accanto a lei c'era la mia borsa. Cindy, non l'avevi buttata? Non sono un mostro. Ho solamente perso la pazienza. Mi dispiace. Simon! Sapevo che questo bellissimo gatto doveva avere un padrone. Siamo scoppiate a ridere e poi abbiamo sentito una voce arrabbiata. Ehi, eccoti! Non muoverti! Il tipo che io e Lee avevamo visto prima ci è corso incontro. Non volevo scontrarmi con lui, così ho preso Lee per mano e abbiamo iniziato a correre. Oddio! Che cosa sta succedendo? Siamo passate per il parco, ma il tipo era ancora dietro di noi. E poi ho visto un boschetto. Seguitemi, so dove andare. Tuttavia, quando abbiamo raggiunto il boschetto, la terra sotto i nostri piedi è sparita. E Cindy sono cadute subito dopo di me. Quando mi sono risvegliata, ho capito che eravamo finite nelle fogne. Probabilmente avevamo preso un tombino aperto. Fortunatamente nessuna si era fatta male. Come facciamo a uscire? Abbiamo bisogno di aiuto. Siamo in profondità. Purtroppo lì sotto non c'era campo. Potevamo solo aspettare. Spero che ci trovino presto. Cindy, che cosa c'era nella busta che ti ha rubato Kyle? Ha fatto un sospiro e mi ha detto la verità. Le sue foto con altre ragazze. Davvero? Esatto. Ho scoperto che Kyle mi stava tradendo e gli ho fatto alcune foto per dimostrarlo. Volevo farle vedere alle ragazze, ma mi ha preso il telefono e le ha cancellate. Così ho deciso di stamparle. Ma Kyle le ha prese. Che schifo. E pensare che avevo una cotta per lui. Mentre io e Cindy stavamo parlando, Lee stava tenendo il micino in braccio che intanto faceva le fusa. Mi sei mancato, Simon. Aspetta un attimo. Avevi detto che è il gatto della figlia di un ambasciatore. Lee ha allontanato lo sguardo e ha ammesso che stava parlando di sé. Dopo il trasferimento, papà è sempre stato così impegnato che ha smesso di calcolarmi. All'inizio ero arrabbiata con lui, ma poi mi sono vestita così, ho preso Simon e sono scappata. Volevo che papà si preoccupasse per me. Il tipo che mi stava seguendo è il mio bodyguard. Sono rimasta senza parole. Mi sono infuriata. Per colpa loro, il mio primo giorno di lavoro era stato un disastro. Se non avessi riportato i gioielli alla signora Ricci in mezz'ora, sarei finita in un mare di guai. Ho guardato in su. Era troppo alto. Non saremmo riusciti a uscire. Ho visto delle ombre sopra di noi. Ehi! Aiuto! Siamo qui sotto! Un attimo dopo, un tipo ha guardato nel tombino. Sei tu? Papà, sono qui! Siamo cadute! Il bodyguard aveva chiamato il padre di Lee e ci hanno aiutati a uscire. Oh tesoro, ero preoccupato da morire quando sei scappata. Non rifarlo mai più. Volevo solo che pensassi anche a me. Ti prometto che passeremo più tempo insieme d'ora in poi. Papà, Amy mi ha aiutato a cercare Simon. E ora è nei guai. Possiamo dargli un passaggio? Certo! Il padre di Lee ha mantenuto la promessa e ha premuto sull'acceleratore. Sono arrivata alla festa della signora Ricci giusto in tempo. Scusi per il ritardo. Ecco i suoi gioielli. Sei stata via per troppo tempo. Non ho bisogno di un assistente così terribile. Sei licenziata! Ovviamente sapevo che sarebbe successo, ma mi dispiaceva lo stesso. Poi le ragazze mi hanno raggiunta e mi hanno tirato su il morale. Non fare quella faccia, oggi non è giornata.
Andiamo, papà vi porta a casa. Grazie, ragazzi. Mi dispiace che mi hanno licenziata, ma è stato divertente. Ci siamo abbracciate e siamo salite in macchina. Ho guardato fuori dal finestrino e ho pensato alle metropoli e alle persone che ci vivono. C'era così tanta gente che ogni minuto succedeva qualcosa di interessante. Quei pensieri mi hanno calmata e ho sorriso. Quando sono tornata a casa, la nonna mi ha fissata con gli occhi spalancati. Ma certo, ero stanca, sporca e con i capelli arruffati. Emmy, cara, cos'è successo? Le ho detto tutto. Ho cancellato la mail della banca e volevo aiutarti a ripagare il debito. Per mia sorpresa, la nonna ha sorriso e mi ha abbracciata. Non preoccuparti, tesoro. Sono una donna adulta e ho tutto sotto controllo. Quindi lo sapevi? Certo, e ci avevo già pensato. Tu dovresti goderti le vacanze ora. Ero così felice che la situazione si era risolta. Mentre per quanto riguarda Kyle... Stavi frequentando tutti noi? Bugiardo! Fermati, traditore! Lasciatemi in pace! Ho ottenuto quello che meritava. Questo è il karma, ragazze. Non si può fare nulla per evitarlo. Amo questa città, la sua vita, le regole e le sue storie. E anche per le mie amiche è lo stesso. Ditemi un po', ci saranno dei festival nella vostra città? E ovviamente non dimenticate di lasciare like al video.